Grazie! Ebbene sì, è arrivato il momento, credo e spero molto atteso anche da voi, Minina on the road here, di farvi vedere un po' di acquisti, quello che ho acquistato online nei negozi, regalini, cose varie degli ultimi, diciamo da metà settembre ad oggi, che siamo quasi a fine novembre, quindi è proprio un summit di tutto quanto. Iniziamo perché ho tante cose, e purtroppo tante cose, e voglio farvele vedere quasi tutte, o spero al meglio. Allora, acquistini così. Questo è un choker e io l'ho preso su Wish. Forse vi avevo già spiegato la mia passione per questo sito. Ovviamente le cose ci impiegano minimo 50 giorni ad arrivare, però tipo questo costa boh, un dollaro, un euro. Quindi hanno dei prezzi veramente irrisori e io lì prendo sempre anche le cover del telefono. Anzi, alla fine magari vi faccio vedere un paio di cover che ho preso recentemente e alcune sono veramente buone come qualità, sempre a 1 euro, non di più, cioè prendo le cose proprio se costano 1 euro, altrimenti ciao, perché con quello che ci mettono ad arrivare poi magari neanche arrivano. Comunque se non arrivano loro vi fanno il rimborso, quindi sono molto onesti su questa cosa. Poi sempre gioiellini, ho un altro paio di cose da farvi vedere, vado in immersione, dentro c'è un pigiama. Allora, da Stroili avevo lo sconto, siccome ho la tessera, per il nuovo sito web. Dato che avevo lo sconto, e poi c'è una collezione, ho un paio che io adoro, infatti anche questa che ho preso finalmente questi orecchini. Dico finalmente perché io li avevo già trovati in negozio, ma loro non me li hanno venduti perché erano gli ultimi rimasti e non trovavano più il codice, quindi non mi sono fatta scappare l'occasione e io ve lo consiglio, sta giocando con le mie calze. E questo non va bene, non va assolutamente bene. Bella fermo. Calze che il gatto mi stava portando in giro sono queste. Le ho prese da The Zenith e avevo preso anche il pigiama con l'unicorno che chi mi segue su gli altri social avrà visto. Queste sono preso taglia ML perché con le calze mi piace stare comode. E hanno praticamente i cuoricini, cioè spettacolo, infatti è un peccato usarle, le tengo tipo reliquia, ma prima o poi le userò. Dunque, calzature, perché ho anche qualche scarpa. Allora, ero alla ricerca, una ricerca infinita di stivali così, super lunghi, quelli stile calza, non so se li avete visti, ma sicuramente sì, sui vari foto, eccetera. Quindi alla fine, anche in questo caso avevo uno sconto, dannati sconti, su Zalando, e quindi su 70 euro, mi pare, sì, di spesa, avevo tipo il 15 o il 20%, una cosa così. Quindi ho preso loro, sono costati circa sui 50, ora non ricordo con esattezza, 50 meno lo sconto. E mi stanno bene, arrivano sopra il ginocchio e hanno la culisse per chiuderli, quindi se li volete più o meno morbidi sulla gamba. E niente, io li ho visti sia indossati con i vestitini, eccetera. Lo trovo sia molto comodo perché alla fine fa la funzione come di una super calza. Peccato che il nero scamosciato sia anche molto soggetto a essere, diciamo, rovinato, sporcato, pelucchi vari, quindi è bello, però è anche un po' delicatino. Poi un'altra scarpa che volevo in realtà è simile a quella che volevo ed è questo. Cioè, adesso se seguite anche solo vagamente online un po' i vari trend, adesso è trendissimissimo il mocassino di Gucci, che in forma è abbastanza similare a questo, ovviamente non ha le borchiette, ha tipo la fascia doratina e tutto quanto. Vabbè, questo è di H&M, io l'ho pagato tipo 19 ed è fatto benissimo, cioè proprio al suo tacchettino, ma anche come confortabilità, comfort. È fantastico perché vi arriva bello in alto sul piede come chiusura e mi è piaciuto un sacco. Sono veramente contentissima di questo acquisto, le micro borchiette io le adoro, le metterei dovunque, quindi approvatissimo. E qui su H&M, se vi iscrivete,
se vi piace fare acquisti online, ovviamente, perché io in negozio faccio molta più fatica, tantissime volte hanno sia sconto che spedizione gratuita, come in questo caso era tipo 11% di sconto e la spedizione gratis. Poi, scarpe acquistate da mia mamma per me, eccolo qua, questo è sempre Valentino Inspired. Ecco, io ho tentato di metterla alla carta il più possibile perché le ho già provate, ma lei mi ha dovuto prendere il 6, c'era solo un 6 e io le volevo per forza perché è troppo bella e poi costava tipo, ma dal fidato cinese, tipo 5-8 euro come al solito. E bellissima, veramente bellissima, però essendo un 36 io ci sto dentro a malapena, quindi adesso ho tenuto dentro la carta sperando che magari nel tempo, tanto adesso non è gran meteo per ballerine, quindi magari mi si slargheranno un pochino, però le trovo adorabili e bellissime in questa combinazione argento. L'argento sulle scarpe mi piace un botto, cioè un botto proprio tanto tanto. Spero che il gatto non mi faccia danni. Ultima scarpa, e questa l'ho presa da Mango, la mia prima scarpa di Mango in assoluto, però quando l'ho vista era un modello che già cercavo. Eccola lei, quindi uno sneaker con la tomaia, suola abbastanza altina, e poi la figata è che è a punta, quindi allunga anche molto il piede, come se avete un piede piccolino come il mio. Non mi ricordo il prezzo, non c'è più il prezzo qua, comunque secondo me costavano sulle 15-20 euro, qualcosa del genere. E sono loro, ma veramente rifinite di un bene pazzesco. Ve le consiglio, ve le straconsiglio, ho preso quello che porto di solito, cioè il 7, e va bene anche leggermente abbondantino, quindi anche se le devo mettere con una calza, cioè mi piacciono tantissimo le sneaker in pelle nera che non avevo, con il fiocco davanti, sia tonde che a punta. Secondo me sono super versatili e le metterò un sacco, anche adesso, infatti adesso erano nella scatola, ma fra poco non lo saranno più. Eccoci qua. Basta, a livello di scarpe sono a posto. Maglioncini, maglioncioni e cose varie. Allora, iniziamo da lui. Questo maglioncino qua, lo faccio vedere anche in piedi. Questo è di Vicolo. Io l'avevo visto in una foto, boh, da qualche parte. E quando vedo le cose di Vicolo nelle foto, basta, il mio cervello impazzisce. Perché secondo me sono semplici, ma non so com'è, si vede che comunque non è un maglioncino normale. Cioè anche il fatto che abbia tutta la lavorazione, eccetera. E è difficilissimo comunque comprare Vicolo online, perché non hanno uno shop online e dovete proprio andare a cercare singolarmente il pezzo. Interruzione gattesca. Io l'ho trovato su facciadastile.it, che è un negozio penso del bolognese, non lo so, non ho capito, e ne hanno ancora simile, però in rosso e marroncino, un abbinamento così. Nel mio caso, quando ho comprato, aiuto, sono sotto attacco, c'era solo questa versione qua, però so che esiste anche in bianco e nero, quindi l'hanno fatto in diversi colori, soltanto che è difficilissimo comprare online, perché non c'è un sito che abbia tutto, ma essendo un brand venduto nei negozi, ogni negozio che ha lo shop online può tenere qualche pezzo, ma ovviamente non tutto. E quindi secondo me è adorabile. Peccato che quando mi è arrivato, non so se ce l'avevano in canfora o che l'ho dovuto lavare nell'immediato, perché aveva un odore che fortunatamente ora ha perso, quindi perfetto. È sottilino, morbido, ci piace. Poi ho fatto un ordinino da Shein, adesso vi faccio vedere l'app. Praticamente io uso l'app, ma usavo, perché non so se comprerò ancora, perché è un po' difficile. Eccola qua, Shein. Eccola. Ed è uno di quei siti cinesi che hanno un po' tutto. A me era risultato comodo, e non so se ve l'avevo fatto vedere in un altro video, per una maglia che cercavo, che era stile Zara, ma che Zara non aveva più. E quindi loro, i cinesi, ti ripropongono a Iosa cose simili Zara, e tu le puoi trovare lì, che è molto comodo, perché se in realtà nei negozi non c'è più, puoi avere una copia Inspired.
La qualità non è sempre eccelsa, però anche il prezzo diciamo che ci può stare. Allora, andiamo subito ai maglioni che ho preso questo maglioncione. Mi piace molto questo leopard print che adesso va tantissimo. E il tessuto è molto bello, molto traspirante, pesante ma non pesantone, ecco. Quindi fantastico. Poi vi faccio vedere i pantaloni con cui lo metto di solito. Poi, altri maglioni che però ancora non ho utilizzato, quindi ve li faccio vedere ex novo. Ho questa fantastica gruccia, ma è un po' difficile da infilare. Eccolo qua. Allora, questo è un maglioncino che sulla modella mi era piaciuto un sacco. O non so se c'era la foto con o senza modella, ma praticamente sotto è fatto un po' a peplo. Contate che questi maglioncini vi escono con un prezzo di, non so, 20 euro, ma alla fine sul carrello c'è sempre uno sconto che vi dà quel 50%, quindi diciamo che vengono 5-10 euro a maglioncino, dipende, quindi abbastanza economico, ecco. Poi se raggiungete anche una cifra che non è enorme, la spedizione espressa è gratuita, quindi non ci impiegano gli anni ad arrivare, basta una settimanina e li avete. Quindi questo è fatto tipo a costine. Secondo me rimarrà abbastanza aderente, ancora devo provarlo. E sotto a peplo. Non so se mi starà lunghissimo, infatti no, non è così lungo, però mi piaceva questo motivo geometrico e dietro è fatto così, tutto invece dritto, solo con il peplo. Oh, gioca! Quindi questo è il secondo, questo già di tessuto è un po' più sintetichino, quindi non proprio di quelle maglie morbide morbide. Poi un maglione che ho amato, un po' particolare, ma anche di questi adesso vanno tantissimo e mi piacciono questi ricami, diciamo. Eccolo qua. È questo maglioncione che non riuscite a vedere, ecco, così sì. Praticamente tutto tutto ricamato anche sulle maniche ed è un color nero, blu scuro, ma non riesco neanche a capire. Scende normale, dietro è assolutamente normale, ma mi piaceva che avesse tutto il ricamo. Lo trovo molto molto bello per l'autunno-inverno. C'è un po' stile granny, bah, mi piace, mi piace, mi piace. Questo però è molto pesantone, cioè si sente proprio che è di quelli che non passa un filo d'aria. Non passa un filo d'aria, il ricamo è fatto molto bene. Veramente molto molto bene, non so se si può apprezzare dal video. E eccolo, bello, mi è piaciuto subito. Dovevo fare un po' scorte di maglioncini perché io avendo l'asciugatrice da un anno all'altro i maglioncini si rovinano un sacco, cioè li lavi, li asciughi, praticamente sono, non dico usa e getta, però se li sfrutti così è. E poi ultimo maglioncione, questo è proprio un maglioncione da montagna, infatti. Non dico che mi sono pentita, però per me diventa complicato indossare questi maglioni perché quando sono così pesanti devi anche avere l'occasione, ecco, di non morire di caldo. Però c'è da dire che è pesante ma è anche molto traforato, quindi spero che passi un po' d'aria, lo proverò e ve lo farò sapere eventualmente. Quindi mi piaceva innanzitutto per il colore ed è leggermente con del filo argentato all'interno, questo è proprio maglioncione. Ah, perché deve fare così? Eccolo qua, scende tipo a uovo e le maniche secondo me erano fantastiche, anzi sono fantastiche, proprio a campana, ma a campana seriamente, perché scendono larghissime. E niente, poi magari indossato, non so, vi posterò qualche foto perché è molto interessante, rimane secondo me anche bello lunghetto, magari posso metterlo con i leggings, sì, perché mi arriva sicuramente sotto il sedere. Secondo me questo con i leggings in pelle o la gonnellina a pieghe che ho in finta pelle con lo stivale alto ci può stare. Poi, pantalone. Questo è il pantalone che ho messo di solito con il maglione leopardato. Questi sono di Mango. Ho visto un video. Sì, un video con una ragazza inglese che aveva esattamente questa tipologia di pantalone, cioè un tipo joggers in finta pelle, con un maglioncione rimborsato, cioè stava da Dio. E ho detto no, se li troverò li prenderò sicuramente, ecco, e sono loro. Io ho preso la M da Mango,
Mango online insieme alle scarpe, stanno da Dio, vestono benissimo, anche la lunghezza se siete bassi, basse, è abbastanza giusta. E l'unica cosa che aveva una specie di pendaglio davanti che era carino, però io non portando sempre le cose rimborsate mi dava un fastidio perché è difficile da allacciare, molto molto ingombrante, quindi per ora l'ho sfilato, tanto poi volendo lo posso infilare dentro, spero sia fattibile. E quindi niente, loro belli, molto consistenti, vi tengono anche abbastanza caldo. Ultima cosa che è proprio piccolina. Ultima, anzi ultime due, dai, ve le faccio vedere comunque, tanto ormai è venuto lungo il video. Sempre da Zalando, per raggiungere l'importo, ho aggiunto un paio di cazzatine, però che possono sempre tornare utili, ossia due paia di queste calze, molto morbide e con la finitura stile treccia. I calzettoni io, ciao, praticamente li uso, li perdo, li uso, li riperdo, quindi vanno sempre sfruttati. E poi un completo. Wow, qua entriamo nel puro puro inverno. Sempre della stessa marca degli stivali. Se bazzicate su Zalando andate a guardarlo perché è un buon rapporto qualità-prezzo, secondo me. È una delle marche più economiche su Zalando. Si chiama appunto Anna Field. E questa non facciamola vedere al gatto perché sennò ciaone. Praticamente è uno sciarpone con tutti questi pendagli che poi vedrò se accorciare perché sono veramente molto lunghi. Quindi sciarpona e cappellino abbinato. Cioè mi piaceva un sacco l'idea di avere sia il cappello che la sciarpa in abbinata. Vediamo se riesco a provare la cuffia. Eccola qua. E, bello perché comunque col cappottino è sempre carino avere l'abbinamento. Io non avevo nessun cappello sciarpa in pandan e questi sono proprio venduti assieme, quindi siete sicuri che sono dello stesso colore, praticamente, e non punge per niente, è morbida. C'era in bianco, in rosa, che era leggermente scontato, ma quindi l'ho preso in rosino, tanto è un colore che mi piace, si abbina, e forse in un marrone. Quindi sì, anche Zalando da questo punto di vista ha veramente un milione di cose. Basta, se non siete soddisfatti, cioè più di così, vi ho fatto un summit 20 minuti di video. Io vi saluto ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!